Buongiorno bambini, benvenuti in una nuova lezione di scienze. Oggi parleremo delle trasformazioni dell'ambiente. Siete pronti? Iniziamo! Per prima cosa andiamo a ripassare quello che abbiamo detto nell'ultima lezione. Nell'ultima lezione, infatti, abbiamo scoperto cos'è l'ambiente. L'ambiente è tutto ciò che ci circonda. Ogni ambiente, però, è caratterizzato da alcune componenti che rendono possibile la vita. Queste componenti sono l'aria, l'acqua, la luce e il suolo. Le caratteristiche di un ambiente possono cambiare nel tempo e di conseguenza cambia anche la vita degli esseri viventi che lo abitano, come gli animali e le piante. Le trasformazioni di un ambiente possono essere di tre tipi. Alcune trasformazioni sono cicliche, cioè si ripetono continuamente, come ad esempio quelle legate al succedersi delle stagioni. Altre trasformazioni invece sono dette lineari, cioè avvengono nel corso di molti anni e rimangono stabili nel tempo. Per esempio, i deserti hanno impiegato moltissimi anni per formarsi in luoghi dove prima crescevano piante e alberi. Il Sahara, ad esempio, che è il più grande deserto della Terra, tanto tempo fa era coperto da foreste e popolato da molti animali. Poi il suo clima è cambiato e nel corso di moltissimi anni è diventato il deserto che conosciamo noi oggi. Anche l'uomo modifica l'ambiente in cui vive per adattarlo ai suoi bisogni. Le trasformazioni provocate dall'uomo sono dette artificiali. In alcuni casi l'uomo interviene rispettando la natura, mentre altre volte l'azione dell'uomo danneggia in modo profondo l'ambiente. Un esempio è il disboscamento. Oggi è quindi necessario impegnarsi per proteggere il nostro pianeta. Ogni giorno, infatti, si producono molti rifiuti che possono inquinare l'aria, l'acqua e il suolo se non si smaltiscono correttamente. Un utile e semplice suggerimento è applicare la regola delle 3 R, e cioè ridurre, riutilizzare e riciclare. Ridurre è il comportamento più semplice. Imparare a ridurre le quantità di rifiuti. Hai degli oggetti, un gioco, una maglietta o alcune penne che non hai mai usato? Prima di comprarne altri, per evitare che finiscano nella spazzatura, prova a chiederti: possiedo già un oggetto simile? Ne ho proprio bisogno? Riutilizzare. Prima di buttare via un oggetto, controlla se può esserti ancora utile. Prova a chiederti: come posso riutilizzarlo? Può essermi utile? Riciclare. I rifiuti raccolti con intelligenza, grazie alla raccolta differenziata, possono diventare nuovi oggetti. È importante però conoscere le regole del proprio comune per la raccolta e imparare a leggere le etichette per sapere dove va buttato ogni tipo di rifiuto. Ora andiamo a vedere più da vicino. Vetro. Questo materiale può essere riutilizzato un numero infinito di volte. Una bottiglia di vetro riciclata, ad esempio, dà luogo a un'altra bottiglia con le stesse qualità della precedente. Carta e cartone. La carta si ricicla con facilità. La carta da disegno, i giornali, i cartoni e i sacchetti di carta possono essere lavorati e diventare nuovamente carta. Multimateriale,
composto da plastica e alluminio. Gli oggetti di plastica possono avere una vita nuova. I rifiuti più semplici da riciclare sono sicuramente i sacchetti, le bottiglie, i flaconi e le vaschette di plastica, che possono diventare nuova plastica o addirittura abbigliamento. L'alluminio invece, proprio come il vetro, può essere riutilizzato un numero infinito di volte. Organico o umido. Sono i resti di alimenti, frutta, verdura e fiori da cui si ricava un prezioso concime per il terreno. Tutti i materiali che invece non possono essere destinati alla raccolta differenziata vanno buttati nel sacchetto dell'indifferenziato o RSU, rifiuti solidi urbani. E tu? Quali regole segui con più facilità? E qual è secondo te la più difficile da seguire? Per oggi è tutto, ci vediamo presto. Ciao!